Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e da Siamo qui ritornati su Fortnite in compagnia della mia ragazza. Salve. Per andare a giocare una partita con tutte le armi mitiche che riusciamo ad ottenere durante una partita. Ora, io lo so che all'inizio di questa stagione ho già fatto 3 miliardi di video sulle armi mitiche, ma adesso che abbiamo ben capito come funzionano i bunker, come funzionano le teche, i boss, tutte le altre armi mitiche sparse per la mappa, ma soprattutto le nuove armi mitiche di Maero Academia, che abbiamo già trattato nei video di ieri e l'altro ieri, quindi mi raccomando recuperateveli sul canale. Oggi appunto possiamo fare una cosa un po' più strutturata. Infatti andremo ad un bunker, prenderemo le armi mitiche e poi cercheremo tutte le altre armi mitiche che possiamo ottenere lungo la partita, non andando negli altri bunker, perché tanto ormai la gente ha capito come aprirle e quindi non posso più fare come a inizio stagione che me li andavo ad aprire tutti io e facevo un po' come volevo. Fatemi sapere nei commenti se vorreste altri video sulle armi mitiche, ho qualche altra challenge in mente da fare, quindi mi raccomando lasciando un bel mi piace. Vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato, nello shop di Fortnite, fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni 2 settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Ora vi lascio al game, buona visione. Ok amore, sei pronta? Diciamo di sì. È un po' che non facciamo appunto sti video con i bunker, tutte le armi mitiche eccetera eccetera. Ovviamente andiamo a opulenza perché tra i vari boss Kado è quello che c'ha l'arma più forte, ovvero la nuova mitra mitica. Una volta entrati nel bunker, tra l'altro qui a opulenza abbiamo una scelta in più perché ci sono 3 teche invece che 2, e poi ovviamente abbiamo anche l'obiettivo di prendere, come vi dicevo, le armi mitiche di Maero Academia. Dovremmo essere i primi. Sì, e io infatti qua già mi prendo un pochettino di robettina. Attenzione, subito il lanciagranate c'ho. Attenzione raga, non mi poteva andare meglio in realtà come loot. Forse qualche colpo assalto in più e starei messo meglio, ma meglio di così era difficile fare. Ok, io mi posso già fullare. C'è un po' di gente comunque. Vedete, anche lì ne ho visto uno e se ne stava andando. Allora, ho uno shieldino e 2 shieldoni per te. Occhio da dietro che c'hai un bot. Ok. Allora tieni, ti tiro l'altro shieldino. O ce l'hai proprio gli shieldini? No, ce li ho. Ok, allora tieni questo. Io inizio ad andare già da Kado. No, aspetta, qua c'è un avversario, mi sa. Sì. Gli ho rotto lo shield. Ah, ma sta laggiù. Madonna, raga, pensavo fosse più vicino. Che è da qua? Ah, no, ma questo era un bot. C'è uno pingato. Sì. Madonna, io l'ho attaccato pure quest'altra. Sono 2, arrivo. Sì, 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 sì. È un pesce secco, tranquillo. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. L'unica cosa è che ho pochissimi colpi assalto. Allora, vediamo un po' un attino di lootare qua, ma raga, perché ce l'avevano il coso, non l'hai visto? Che c'avevano? Che è il potere di Todoroki. Subito, non l'avevo visto. Eccomi. Ero talmente concentrato ad andare da Kado. Eh no, è fondamentale, raga, il potere di Todoroki. Perché, a parte il fatto che in no build sta diventando meta, perché è ovviamente meta, è una delle armi più forti per giocare in no build, ma poi è un'arma mitica, quindi per il video di oggi è fondamentale, signori. Allora, quella si sta aprendo. Vediamo la granata. Ok, let's go. Perfetto, amore. Qua c'era anche la guardia, ma io non me la son filata. Allora, occhio ai laser. Perfetto. Facciamo così. Facciamo così. Con lanciagranate adesso è un po' più facile entrare nei bunker. Ok, ciao Kado. Allora, buoni un attimo. Oh, comunque okay, ho fatto un bel po' di danno, da qui vicino con l'assalto, non male. Assalto però che dobbiamo lasciare per far spazio alla mitraglietta. Lascio anche il lanciagranate ormai, amore, là dietro, se ti interessa. Interessa, sì. E via. Ah, però poi mi dai dai colpi. Sì, c'ho 2, ce n'ho, guarda. Sì. Più che altro mi servono dei colpi pump, ma mo vediamo un attimino. Allora, vedo già il Chug Jug, la mitraglietta di Gunnar e il lanciagranate di Kit, raga. Allora, vi posso dire una cosa? Non è proprio l'arma più forte, secondo me, da prendere. Però io prendo il Chug Jug, così almeno ho una cura ed è mitica. Può aver senso, amore, quello che dico? Sì. Può aver senso, penso di sì. Però... Però può aver senso, raga. Cioè, seguendo la logica di tutte le armi mitiche, è sicuramente la scelta migliore. C'è una mitraglietta bellissima. Lo so, quella di Gunnar. Però vabbè, oddio, in no build, quella la preferisco più in build, se devo essere sincero. I colpi pump li vuoi? Sì, magari, amore, sto con solo quelli nel caricatore. Ok, perfetto. Tra l'altro poi, raga, il pump lo dobbiamo prendere sull'isola, e quindi è una delle ultime armi che andiamo a prendere. Ma va bene anche così. Perfetto. Ok, ci siamo. Direi che
che possiamo uscire. No, qua da destra non possiamo uscire. Vabbè, usciamo normali. Usciamo normali. Poi dovremmo andare a cercare un impulso. Potevi aprire con l'impulso. Però dovremmo andare a prendere impulsi. Ma no, no, vabbè, dai, usciamo normali. Usciamo normali. E dobbiamo andare a cercare dei cosi di All Might, degli airdrop di All Might, che non sarebbe male. Oddio, però no, perché dobbiamo andare a prendere i cosi di All Might ormai? Ci abbiamo quello di... Ma questo? È quello di Deku, pensavo volessi farlo. Sì, però... Quello... Ma questo era stunnatissimo. Ma che cavolo? Questo stava camperando nel cespuglio. Sì. Ma che cosa stavano facendo? Passi? Dove? Di qua. Di qua? E che stava sotto? Sì. Sì, stava camperando pure nelle piante. Madonna, gli ho fatto un botto. Va bene, ok, GG ragazzi. Stava camperando nelle piante qua sotto lui, va bene. Fantastico. Allora, detto questo, sì, dai, andiamo a prendere anche il potere di Deku, anche se a un certo punto lo vorrei anche togliere, forse. Ma in realtà non lo so, raga, da valutare, da valutare. Questa cosa è da valutare. Allora, è spawnato adesso un airdrop, ma sta a Fonti, quindi dall'altra parte della mappa. Di conseguenza io direi... C'era un altro team? Sì. Infatti ho pingato uno. Vabbè, mentre aspettiamo che spawnano altri airdrop di All Might, direi che ce li andiamo a fare a questo punto. Ok. Vediamo dov'è. Mi prenderesti qui questi due colpi, per favore? Sì, va bene, così te li tengo. Vedi, quello lì pingato, credo sia il nostro avversario, sì, credo si sia il nostro uomo. Dalle telecamere. Sì, dalle telecamere, esatto. Raga, state attenti quando venite qui nei punti decado, perché se vi pia la telecamera, ecco, vi spotta anche dai nemici. Ah, che poi qua c'è il rift, amore. Giusto. Prendiamo il rift. Oh, questo qui di Kato, raga, me lo dimentico sempre di rift, incredibile. E vabbè, andiamo verso il centro, raga. Sta a Fonti. Te l'ho detto, sta a Fonti, sta lì giù, ragazzi, il nostro caro amico airdrop di All Might. Quindi direi di andare verso il centro della mappa, sperando che ne spawnino altre. E, oh, là, ah no, non è la scorta, sono i cosi, sono i signorini. Che quelli, raga, non rilasciano armi mitiche. E non credo neanche che abbia senso andare a prendere altri bunker o altri cavò, nonostante magari non siano aperti. Perché tanto con il potere di Deku e il pump mitico dell'isola abbiamo completato il nostro loot. E direi che ci può stare. Detto questo, ragazzi, abbiamo quindi poi fatto tutti gli step della partita. Quindi bunker, airdrop di Deku e infine l'isola. Oh, eccoli, davanti a noi, davanti a noi. Andiamo. Tutte e due l'isola. Sì, hai pingato dove hai pingato tu, ci sì, sta, sì. Vero? Ok. Ma sai sono che... Tutte e due là, uno un po' più vicino e uno un po' più là. Ok, vedo un potere mitico qui a destra. Però è più figo se lo andiamo a prendere all'airdrop, secondo me. Cioè, così almeno apriamo anche proprio l'airdrop e facciamo tutto. Io direi che non ci filiamo quelli che stanno fightando qui a sinistra, perché mi sa che... Allora, io ammazzo il Roberto perché ha già rotto. Sì, no, mamma mia, i dinosauri, ragazzi. Che oddio, cattiveria. Sì. Non eri tu. No, non ero io, anche perché ce l'ha segnata. Qui non riesco a passare, ma va bene. Colpi fondamentali, signori, che se no qua non arriviamo a fine partita. Oddio, c'è l'acceleratore, se hai una chiave te lo posso prendere. Ce n'ho due in realtà io. Ah, vabbè, tieni. Ho investito una chiave che tanto io non posso utilizzare. Allora, dov'è qua l'airdrop? Qua sotto. Ok, non prendo danno, vero? Ok, meno male. Mi sono buttato senza volerlo. E direi che mi tolgo lo shield, i tre shieldoni per ora. Mi tolgo. Potere di Deku, perfetto. Sparano qui davanti, direi di pushare più che altro... Ma? L'ho spaccato questo? L'ho spaccato? No, non voglio usare... Raga, ho sbagliato a mettere il loot? Cioè il loot storto? E voi direte, in che senso c'è il loot storto? Mo' ve faccio vedere. Inventario che io... storto. Sì, esatto. Oh. Te l'ho detto, mi sparavano da dietro. Sì. Oddio mio. Ma tra l'altro ho fatto una missione di Fortnite, non ho ne... Oddio, sti Roberti. Li chiamiamo Roberti, raga, perché nei file di gioco i dinosauri sono Robert. Ah, qua c'era anche un altro potere. Vabbè, non ci fanno niente. Sì. Ma infatti quello non capivo. Cioè, io questo qui l'ho visto perché ha aperto l'airdrop e ha fatto un casino. Cioè, quando apri l'airdrop, raga, sembra tipo che sia esploso un meteorite. Non lo so. Oddio, ho sentito il tuo rumore dei perk e mi sono appena ricordato che io non ne ho preso neanche uno. Va bene. Allora. Vuoi andare da questi? Ormai. Sì, ormai andiamo da questi aspettando l'isola. Tanto non abbiamo niente da fare, praticamente. Dobbiamo solo aspettare l'isola. Hanno provato a rispararmi, ma non ho capito da dove in realtà. La scorta, ma possiamo anche forse lasciarla stare a 600 metri, giusti, dipende. Oh, oddio, c'è uno qua dentro. Mi stava mirando da là dentro. Da lì anche ci sparavano. Madonna, non moriva. Uno l'ha atterrato, ci sono gli altri due. Ok, ma vabbè, quest'altro... È un cucciolotto. E ok. Da dove ci sparavano gli altri? Ok. Quello atterrato lo finisco. Sì. Zip? Sì, sono loro. Si sono zippati. Non lo sto hittando mai.
La cosa che mi mancherebbe sarebbe un'arma da lontano mitica, che sarebbe stato perfetto un MK7, però a quel punto non avremmo avuto la cura. Atterrato, atterrato, ne manca sì. Uno, eh. Eh sì, 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 visto che l'hai atterrato, qui luto un po' di colpi che non fanno mai male. Perché il compagno non l'ha seguito con la zip, quindi chissà dove è rimasto. Quello è il problema. Il compagno secondo me è rimasto qua perché voleva prendere la testa. Ma infatti io adesso voglio, sto venendo qua non tanto per finirlo quanto più per prendere la zip. Ma è morto il compagno, l'hai finito tu? No, l'ho finito io. Okay. L'ho finito io, voglio vedere qua sopra se c'è qualcuno. Lui è arrivato da qua sopra, è arrivato. Ah, qua ci sarebbero anche bunkati, l'amore. Sparano effettivamente di là. Dov'è, da te? No, laggiù sparano effettivamente. No, i bunkati. Ah sì, i bunkati li stanno qua, stanno. Allora, i bunkati li stanno qua. E il problema è che sparano di là, ma io vorrei aspettare l'isola, perché è inutile mo andare fino a laggiù. Zip, 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 ma segnato. Dove? Dove, dove, dove? Dietro di me me l'aveva segnato. Quindi di qua. Dove siete, signori? Dove siete? Ma quello laggiù, ce n'è uno laggiù. Ah, e allora era quello, perché me l'aveva segnato dietro mentre sta prendendo l'aliana. Ma sai che con questa aliana gli andiamo prenta addosso? Guarda un po', con questa gli andiamo proprio addosso. Prende il bunkadile. Sì. Tanto che qualcuno essere craccato, eh. Qualcuno è entrato nel punto di cattura, non so se l'ha contato a me. Sì, sì, siamo. L'ha contato a me, lol, quindi sopra l'aliena lo stava cattura. Questo sta scappando un botto, poverino, stava scappando come se non ci fosse un domani, infatti era one shot e da solo. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, ragazzi. Sta andando tutto secondo i piani per adesso. Non ho ancora usato lo smash di Deku perché mi piacerebbe usarlo in endgame. Sarebbe alquanto figo concludere endgame. Chest leggendaria, va bene. Non ci ha dato niente di che, perfetto. Credo che appena si chiude questa tempesta spawni l'isola. E a quel punto direi di aggredirla immediatamente, perché ci dobbiamo prendere subito i pump. Se ci va qualcuno prima e ci li ruba, rosico. Ok, ok, 400 metri, poteva andare peggio. Poteva andare sicuramente peggio. Abbastanza bene. Sì, 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 sì. Più che altro almeno, anche se non arriviamo per primi, gli altri non hanno il tempo di conquistarla, prendere tutto e andarsene. Se non prima, fightare con noi. Dovrete passare sui nostri corpi, sui nostri cadaveri, per portarvi a casa i pump mitici. No, sì, vabbè, anch'io effettivamente preferirei di no. Preferirei io camminare sui loro cadaveri. 300 metri. Oh, senti, esatto. Cioè, stavo proprio per fare questo. Ragazzi, per favore, basta, basta. Soprattutto usciamo da questa giungla. Comunque siamo ancora 33, Siamo ancora 33. Qualcuno che sicurava, però io avevo rotto il fiore. Ok, no, più che altro mi ha segnato qualcuno e sparava a sinistra. Sì. Non sarebbe male. Non sarebbe male trovare qualche rift, perché preferisco sempre salire col rift sull'isola, che almeno c'è una visione generale dall'alto. Con la zip, a parte che vieni pingato e vieni segnato, anzi, ma poi sanno dove stai per arrivare. Sì, c'è un rift qui. C'è uno che ci vuole salire. È un NPC. C'è uno, infatti, lì nell'acqua. Se sei dietro io prendo già il rift, amore. Quasi, arrivo. Ok, vai, ok, sì, 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 lo dovresti fare in tempo. Sì, sì, stanno salendo, infatti. Sì, sta salendo con la zip. Sì, 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 infatti hanno preso... Stanno prendendo la cosa, ma sta salendo anche un altro team, probabilmente, Sì, è qua sotto, vedi. Oddio, ho fatto una cavolata incredibile. Non avevo visto fosse salito, ma ne ho atterrato uno. E l'altro sta sopra, amore. Dimmi che te lo fai. Sì, sì, è morto. Perfetto. Di caduta, tra l'altro. Lol, io quelli là l'ho uccisi con lo smash, ma mi devo fare assolutamente... Si è giampato via il terzo. Ok, io mi devo fare assolutamente il chug jug mentre conquisto la cosa. Raga, purtroppo il chug jug non è il succo leggendario. È nettamente meglio il succo leggendario. Per carità, qui parliamo di una cosa infinita che tieni nel tuo inventario quanto te pare, eccetera, eccetera. Però non c'è paragone. Mi sa che è finito in mezzo a un team quello che è scappato. Ma tu lo sai che quello che ho killato io praticamente l'ho scaraventato dall'altra parte del mondo? Io penso che abbia già scoperto la mappa del capitolo 7, per quanto l'ho scaraventato lontano con lo smash. Pensavo di aver fatto una cavolata. Sotto. È là sotto? Sì. Amore, no, vabbè. No, volevo fare una cosa morto. Esotica. Là ci avrò ancora il loro team, sì, eh. Sì, no, questo è un altro team. Ok, lo gli ho fatto un bel po', eh. Gli ho fatto un bel po' questo subito qua davanti. 13 bianchi, infatti. 25 bianco, rip. Vabbè. Allora, mi prendo quello mitico. Ragazzi, i succhi non li possiamo prendere. Quindi, nel dubbio, poi magari li beviamo per non lasciarli a nessuno qua. Quelli stanno ancora lì. Gli ho fatto altri 13. Il problema, ragazzi, è che io ho il Chug Jug come cura. Che quindi non è proprio il top. Anche se, ovviamente, è una delle più forti, però sarebbero meglio i succhetti. E non ho nulla veramente potente da lontano. Qua ho rotto lo shield a uno qua sotto. Ma per me, finché siamo in safe, possiamo anche rimanere qua sopra. Nonostante io non abbia nulla. Atterrato quello a cui ho rotto lo shield. Ok. Atterrato qua pure sulla terra. Sì, sulla terra, sulla strada. Che ho detto sulla terra? Perché adesso sta sulla terra, effettivamente. Vai, vai, io ti rimetto one shot e tu li finisci. Uno qua verso l'airdrop e si sta curando dietro l'albero. Caricando. Ok. Sarebbe comodo trovare
il perk che mi fa ricaricare più velocemente, ma mi sa che ormai l'abbiamo finito i perk, raga. Quello dietro l'albero, rip. Sì, sì, c'è, vabbè. C'è il potere, guarda. C'ha l'effetto sulle mani. Ah, ok, guarda lì. Si stanno curando. Era uno di quello che aveva il potere equipaggiato, vedi quello. Li sto lisciando. Li sto lisciando totalmente. Io sono bianchi. L'altro è qua dietro, rip. Il problema è che io con sta mitraglietta, vabbè, gli sto a finire quello. Quell'altro è 13 blu però, 25, 13 blu. 25. Io sto sparando mentre mi gratto l'occhio, craccato. Ma va bene lo stesso. Sta dietro quest'albero craccato. Ci spara questo qua sotto, sai, molto aggressivamente. E soprattutto c'è altra gente lì che credo le stia pushando da alle spalle, praticamente. Io non lo vedo, quello sono troppo basso, salgo. A me li mi spaventavano, erano quelli lì, che però... qui hanno appena ammazzato uno e si stanno aprendo le troppo, credo. Sì, ce n'è uno anche di qua. Infatti l'hanno aperto. E c'è uno qua dietro, quest'albero, che si è coperto, maledetto. Che fa questo? Ciao bro, ma secondo me non stanno... Ah, lo smash! Sì, si è appena aperto l'airdrop, ma che lo sta usando contro di noi? Ma che sta a fare? Ah no, l'ha usato contro uno qua sotto. Ma secondo me lui pensa che siano quelli che gli stavano sparando. Mi sa di sì. Ma non si sono proprio mai girati verso di noi. Il problema è che dobbiamo prendere le jump, amore. No, me l'hanno stilato. No, l'ho killato io. No, allora, pensavo quello qua sotto. Bevo il succo e parto con la jump, Bevo un succo, regà. Così almeno siamo belli cattivi. E prendo questa jump qui, anche se non so se era la migliore, però. Let's go. Non vorrei troppo entrare nella giungla. Quindi se riusciamo mi metterei tipo qua sopra, anche se questi li avrei pushati, Però cerchiamo di metterci belli comodi. No, andiamo qua. Il mio ping... Quello di prima. Sì. No, c'è uno qua? Sono loro, amore. Stavano entrando. Non c'è so. L'altro è fuori. Oddio, sì. Aspettate, non so se io lo prendo il camion. Che cosa gli fa? Ma che cosa è successo? Cosa è successo? Gli ho spedito il camion dall'altra parte della mappa. C'aveva pure lui. Sì, c'ha lo smash. Vediamo quanti colpi sono. 3. No, vabbè, credo siano 3 perché me li ha ricaricati perché gli ha atterrato. Non lo so. Comunque, quello col camion. Ma dietro ne butto. Ma ce n'era uno, infatti, ma non capivo dove. Oh mio Dio. Ma quello lì col camion. Ma guarda dove gli ho spedito il camion con il coso di Deku. Però non gli ho fatto danno. Regà, non ho capito se gli ho fatto danno a quello dentro il camion col potere di Deku. Mamma mia, un non lo so, però non l'hai... Era proprio qua nella ruota così. Mamma mia, che grande. Che grande. Quello, se non ce ne accorgevamo, ci distruggeva. Allora, io direi di passare qui verso sinistra e iniziare già a prendere un buon punto. Sì, 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 sì. Ok, raga. Ah, no, aspetta. Tanto qua si dovrebbe... No, non facciamo in tempo a passare qua, La tempesta non si allarga abbastanza per passare qua sopra. Ah, tu sei... Vabbè, tu tanto ormai sei passata sotto, scendo anch'io. Col fango sono scivolata veloce, almeno. Sì, siamo in 10, quindi occhio. In realtà c'è pure la liana qui per salire sugli alberi. No, vabbè. Va bene. Ah, okay. No, dimmi tu. Se no salgo qua perché sparano qua dietro. Vai, sali lì allora. Sali lì. Io più che altro volevo stare un attimino tranquillo per rifarmi il chuck jug, perché non credo di avere tempo verso la fine della partita. Ti metto il buncatile? No, mi metto tipo qui. Tanto controllo dietro di non essere cecchinato. Provo a farmelo, regà. Perché tanto dopo non c'ho tempo di farmelo. E per 25 di shield e 12 di vita. Ok. Allora, cerchiamo di. Ah, eccole. Stanno andando da qua a qui. Ok. No, non mi dire che stanno a salire lì. È scomodo se salgono lì perché sono leggermente più alti loro. Allora, mi sa che gioco il potere... Levati un attimo, amore. Gioco il potere Todoroki. Ok? Che almeno siamo leggermente più altini. Io lascio la torretta qui. Ed è più comodo. Sì. Almeno se sale qualcuno le scale ce lo segna. Sì, sì, sì. Loro sono rimasti là sopra, Sì, sono dietro la roccia, mi sa. Però non sono in safe. Noi siamo anche in quella dopo. Cioè, in quella... La prossima, insomma. Perché almeno la segna la prossima? Ma che... Ma, raga, come ha fatto? È sceso... Ma che... Cosa ho visto? Ah, io l'NPC lo sto... Uno si è jumpato giù. Sì, ma pure un altro si era buttato giù. Non ho capito cosa ha fatto. Io però gli voglio far fuori lo... Io gli sto facendo fuori il coso. No, si è andato a coprire. Ma quello mi sta sparando da attraverso gli alberi. Uno gliel'ha atterrato e è finito giù con la cosa. Allora... Ma... Ok, l'NPC è morto. La cascata. L'NPC è caduto, raga, tutti stanno a cadere da lì. No, l'NPC è quello di quello che ha atterrato, amore. È per quello che è sceso. No, sì, è sceso, ma ha preso danno da caduta. E io l'avevo già reso one shot. Qua sotto era. Possibilmente siamo... No, c'è uno laggiù. Ho visto uno lì. È un Goku. Oddio, io col ghiaccio non vedo niente. Qua? No, c'è un cecchino, mi sa. O era... C'erano 3 team, ora... comunque. Ah, 3 team. Mi sa c'è uno col... Ma quello cosa sta facendo esattamente? Ok. Lo finisco. No, lo smash. Tanto dietro il ghiaccio ci dovrebbe proteggere. Sì, esatto. Ma io sono proprio scesa qua. Sì, no, hai fatto bene.
Ma ragazzi, questa cosa l'ho scoperta solo perché voi me l'avete scritto nei commenti nello shorts che ho fatto del di Deku che lo distrugge. Di qua, amore. È sull'albero. Sì, sì, un bender. Ok, siamo noi due contro quello che ci ha usato lo smash. Mm-hmm. Che stava qua sotto. Sì. Però dove? Dove sei, bro? Fra, dove sei? Eccolo. Eccolo. Ma scusa, come fa a prenderci qua? Non lo so, ma non l'ha serato mentre lo faceva. Ok, bro. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Io ho trovato anche la coroncina, quindi ci siamo portati a casa la vittoria della corona. Abbiamo preso tutte le armi mitiche, come avevamo detto, sin dall'inizio. Quindi non siamo andati ad aprire bunker più bunker nella stessa partita. Ne abbiamo aperto uno, abbiamo preso l'arma del boss e poi mano a mano con i vari airdrop e armi dell'isoletta fluttuante che spawn appunto verso l'endgame, abbiamo completato il nostro set di armi. È stato figo che avevamo anche la cura mitica. Non ci avevo pensato, però effettivamente era la cosa migliore, così almeno abbiamo avuto tutto lo slot di armi e cure mitiche. Anche se il succhetto leggendario rimane devastante, molto più forte a mio avviso. Vi ricordo ovviamente di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato al negozio oggetti di Fortnite. Lasciate un bel mi piace per altre challenge del genere, sempre ovviamente con le armi mitiche. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto per non perdervi tutti i prossimi video, ma soprattutto recuperatevi quelli che sono già usciti nei giorni scorsi. Per noi tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli! Ciao!